Dal ristorante Pizzeria Gelindo in via Dante Alighieri a Silvi Marina, il saluto di Paolo Minucci, bentrovati con il nostro appuntamento a tavola che oggi ritrova piacevolmente e con vivo interesse il professore, uno dei capisaldi della sanità abruzzese, senz'altro un punto di riferimento per l'oculistica non solo a Pescara ma nell'intera regione Abruzzo, il professor Michele Marullo, con cui vorrei subito brindare con dell'ottimo vino firmato Barone di Valforte, azienda vitivinicola di Silvi, a questo nostro incontro. Cin. Un locale aperto tutti i giorni a pranzo e cena con l'ottima cucina marinara. Un saluto all'amico Gelindo, un professionista dei fornelli che vi aspetta anche in un locale qui vicino, il Motel Boston sulla Nazionale Adriatica, ma anche presso il Bar D'Annunzio, un locale con tante tipicità da non perdere. Insomma, un professionista della ristorazione che torna ad ospitare la nostra produzione televisiva. Professor Marullo, sono di scena gli antipasti ai frutti di mare, del mare Adriatico, il nostro mare, qui è davvero tutto molto buono, noi assaggeremo anche primi e secondi piatti tratti dalle tradizioni marinare. Insomma, il pesce è un argomento di suo gradimento. Abbiamo questo antipasto meraviglioso, Paolo, già da 5 minuti sotto i nostri occhi e lo sto divorando con gli occhi, non vedo l'ora di divorarlo. Può assaggiarlo, anche perché io ricordo che Gelindo è senz'altro un grande professionista del settore che anche in passato ha ospitato la nostra produzione televisiva e torna ad ospitarla con il professor Michele Marullo all'indomani di un grande risultato, perché Pescara si pone al centro dell'attenzione nazionale anche grazie a questo intervento in cui lei ha ricostruito un intero bulbo oculare, insomma un intervento su un paziente che già aveva delle criticità, delle problematiche a livello visivo e che lei è riuscito a far sorridere, professor Marullo. Una operazione, un intervento di cui si sono occupati anche gli organi di stampa, abbiamo letto oggi sul quotidiano Il Centro, sul periodico Cronache Abruzzesi, insomma complimenti, vogliamo parlare? Ah, grazie, tanto grazie per le bellissime parole anche di introduzione con cui mi hai così legittimato. Dov'è? Il ruolo di eccellenza, io sono come? Solamente un grande oculista, sì, ma solo per statura, quindi per il resto dal mio 1,98 posso dire che sono il più grande oculista d'Italia, nel senso di altezza. Al di là di questo, no, di eccellenze in Abruzzo, sì, ce ne sono tante e devo dire che è un piacere lavorare qua in questa regione, perché c'è possibilità di lavorare bene, c'è possibilità di mettersi anche in evidenza, ma soprattutto di fare anche tanto del bene ai pazienti abruzzesi e non solo. Sì, questo qui è stato un intervento un po' estremo, obiettivamente parlando, di una situazione che si era estremizzata in virtù del fatto che questo povero paziente aveva già aveva avuto ripetuti interventi chirurgici di entrambi gli occhi e purtroppo con pessimi risultati funzionali. L'unico occhio superstite purtroppo è andato incontro a un processo di, noi diciamo melting, praticamente di colliquazione, il tessuto che si disfa, si altera nella sua propria struttura, diventa quasi melmoso, fangoso, un tessuto che non ha più nessuna tenuta, e questo ha comportato una lesione di continuo, cioè si è aperta la cornea, la cornea e la sclera. In un occhio che già era miope elevato, plurioperato, diversi trapianti di cornea, distacco di retina, eccetera, c'è stato purtroppo uno di quegli eventi peggiori che si possa auspicare nell'oftalmologia chirurgica, comunque quotidiana, ovvero sia quella che si chiama emorragia espulsiva. Per cui attraverso questa breccia che si è creata ha avuto un'espulsione di tutto il materiale interno dell'occhio, e con un distacco di retina totale che addirittura si affacciava alla cornea stessa. Insomma, è stato vicino alla cecità. Sì, quando mi hanno chiamato i miei collaboratori mi hanno detto quando è che procediamo all'eviscerazione. Questa era, quindi era un occhio che probabilmente, se avesse avuto un occhio sano nel controlaterale, probabilmente senza starci a pensare sopra si sarebbe proceduto a un intervento, diciamo, definitivo, e quantomeno si risolveva in questa maniera. Avendo un occhio controlaterale, quello che era rimasto residuo, che non era per niente buono perché era stato plurioperato anche questo e il risultato funzionale era pari allo zero,
abbiamo pensato di provare a salvare l'occhio con una chirurgia estrema che va da, diciamo noi, da polo a polo. È vero che qualcuno ha detto miracolo? No, miracolo no, perché ci sono tanti chirurghi ottimi in Italia. Intanto è la prima volta in Italia. Sì, diciamo che la combinazione di queste due procedure chirurgiche, sia sul segmento anteriore che sul segmento posteriore, così poi estremizzati, è la prima volta che veniva fatto in questa maniera. È stato fatto un qualche cosa di molto simile, che ha avuto una grossa ridondanza qualche mese fa a Torino. È andato su tutte le cronache, è andato sul TG1, è andato su da Bruno Vespa, insomma ci sono stati, diciamo, diversi articoli, però si partiva da una base diversa. Praticamente questi colleghi, amici tra l'altro di il professor San Nicola e il professor Ribaldi, avevano l'opportunità di poter gestire tutti e due gli occhi del paziente, un occhio che era funzionalmente valido ma anatomicamente no, e un occhio che invece era anatomicamente valido ma funzionalmente no. Quindi hanno fatto praticamente un mix and match, uno scambio, e hanno preso la parte buona di un occhio e l'hanno messa sull'altro. È un intervento anche quello strepitoso, perché non aveva tantissimi precedenti. Ma quello che avete fatto a Pescara, senz'altro, quello che abbiamo preso a Pescara, diciamo che si partiva dal fatto che dovevamo per forza prendere delle parti dalla banca degli occhi, e in questo ci ha supportato molto la banca degli occhi del Veneto, che è veramente sempre molto presente e anche nell'immediatezza, anche nell'urgenza, a sopperire a tutte quante le nostre richieste. Complimenti, di tutta Italia. Sì, sono bravissimi, la qualità delle corne che danno, dei tessuti, è altissima, e sono veramente, 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 e lo ripeto, veramente un'eccellenza italiana, se non addirittura europea. E ci hanno dato questo tessuto che abbiamo chiesto in particolar modo, con delle specifiche caratteristiche, per poter avere sia la copertura della parte corneale che anche della parte sclerale. E poi c'è stata tutta la chirurgia del segmento posteriore della retina, perché questo c'era un distacco emorragico che arriva fino alla cornea, e quindi è stato, diciamo, abbastanza elaborato. Diciamo, 4 ore di intervento ce le siamo fatti. Ci è voluto tanto coraggio. Lo hanno detto a sì, più riprese. Tanto il coraggio, però devo dire che sia noi che anche il paziente non avevamo niente da perdere. Cioè, partiamo da una situazione talmente tanto drammatica che nella peggiore delle ipotesi sarebbe rimasto così. Quindi avevamo solo da guadagnare. Ce l'abbiamo messa tutta, e devo dire che prima di far uscire, diciamo, un po' la notizia, di parlarne, abbiamo aspettato un mese che ci fosse un buon decorso, perché ci aspettavamo soprattutto un rigetto. Avendo trapiantato non solo la cornea, ma anche e soprattutto una parte di sclera, preservando il trabeculato, preservando l'iride, preservando una serie di tessuti che sono importanti per il mantenimento della giusta pressione, abbiamo preferito aspettare un po' di tempo. Effettivamente il decorso sta andando bene, il paziente ha una sua indipendenza, un'autonomia tale che gli consente di essere a casa e di poter avere una vita, diciamo, decorosa. Adesso le condizioni sono stabili. Intanto io la esorto ad assaggiare anche queste pizzette calde. Ma non parlo, che mangio, Paolo. Cioè, alla grande, parla tu e io mangio. Poi avremo modo anche di riflettere con calma quello che è successo. Ecco, ha mai avuto paura di non farcela, Michele Marullo? Durante queste 4 ore di intenso impegno in sala. C'è un problema nella nostra chirurgia, soprattutto quando parliamo di chirurgia della retina, quindi della parte più lontana dell'occhio, che se noi non riusciamo ad avere una buona qualità di visione non riusciamo a operare. Per cui l'importante è riuscire a vedere bene. La mia paura era quella. Invece, attraverso delle protesi fatte apposta, attraverso un po' di esperienza, attraverso le nuove tecnologie che la ASL ci ha messo a disposizione, siamo riusciti a portare a termine abbastanza agevolmente, con calma, molta calma e anche un po' di fortuna, perché un po' di quella ci vuole. Abbiamo portato in tutti i settori, in tutti i campi. Assolutamente, assolutamente. Ecco, a chi si sente di dire grazie? Perché lei ha coordinato un'equipe, non era il solo in sala operatoria. Ma io intanto devo dire grazie sempre al mio maestro, perché mi ha messo in condizione di poter mettere le mani un po' su tutto quello che è il bulbo oculare. Oggi ci sono i monospecialisti, cioè lo specialista della cornea, lo specialista della refrattiva, lo specialista del glaucoma, lo specialista della retina. Quindi in questo caso abbiamo dovuto mettere le mani un po' in pasta dappertutto, e solamente grazie al mio maestro che mi ha dato i rudimenti, ecco, le basi. Lo vogliamo ricordare? Il professor Emilio Balestrazzi, che è stato un docente di altissimo livello sia nazionale che internazionale, ma che è stato cattedratico per tanti anni, per più di 15 anni, 16 anni all'Aquila. È tornato anche a trovarla. È tornato più di una volta a trovarmi in occasione di attività congressuali.
e quindi devo ringraziare prima di tutto lui che mi ha dato questa serenità chirurgica. Poi ovviamente avevo per fortuna uno staff, un'equipe sia infermieristica di sala operatoria che nel reparto, sia di aiuti, perché in questo caso si opera spesso, nonostante il bulbo sia una struttura estremamente piccola, si opera spesso anche a quattro mani. Dobbiamo dire anche che con questo intervento, con questo risultato brillante, a dir poco brillante, il reparto di oculistica, di oftalmologia dell'ospedale civile di Pescara non è secondo praticamente a nessuno, perché avete dimostrato anche con pochi mezzi, con il personale ai minimi termini, di potervi togliere delle soddisfazioni che vi hanno balzato agli onori delle cronache nazionali. Ma io dico sempre che se tu lavori bene hai la possibilità di esprimerti e hai anche la possibilità di esaltarti e di metterti anche in evidenza. L'importante è fare le cose con calma, con tranquillità e in buona fede. Non bisogna buttarsi, perché bisogna ricordarsi sempre che sotto di noi c'è un paziente ed è la prima cosa importante, cioè sotto di noi c'è un paziente che mette i suoi occhi nelle tue mani. Questa è la prima cosa che ogni volta che io mi siedo al tavolo operatorio, al microscopio operatorio, penso, cioè io cerco di fare il meglio per lui perché so che si è affidato a me. Certo, le strutture sono quello che sono e si dovrebbe poter lavorare sempre per migliorarle queste strutture, perché non basta l'opera del chirurgo, non basta la buona volontà del personale infermieristico, del ferriste, non basta nemmeno solo la tecnologia, ci vuole tutta un'infrastruttura tale per cui il paziente si senta coccolato, seguito, operato, tutto quello che serve. Tu adesso, non lo diciamo, ma pure tu ci sei passato. Come no? E quindi hai visto mi sono trovato benissimo. E ti sei visto che quanto la situazione poi sia diversa quando stai dall'altra parte. Certo, però un risultato non si doveva dire forse per la privacy, però è un valore aggiunto questo che tu puoi dare. Senz'altro, però questo risultato dovrebbe far sì che chi di dovere dovrebbe impegnarsi a trovare magari maggiori disponibilità, perché non è pensabile che uno che viene operato nel suo reparto la notte poi debba accasarsi in altri ambiti ospedalieri. Stai toccando un tasto dolente, esatto, un tasto dolentissimo, perché è una battaglia che noi stiamo portando avanti. In realtà è un controsenso, perché questi, soprattutto certe tipologie di pazienti sono estremamente delicati, devono assumere certe posizioni e ci sono dei rischi nel trasportarlo, anche trasportarlo a letto, ma solamente perché vanno magari in un altro reparto dove gli infermieri non sono così attenti e preparati a seguire il paziente oculistico, così come noi non saremmo preparati a seguire un paziente otoiatrico piuttosto che ortopedico, e quindi può accadere qualche cosa di spiacevole. Quindi diciamo è auspicabile che si possa tornare ad avere un reparto completo che possa quantomeno quei pochi casi tenerli ricoverati, questo sì. Quindi... Chi sono stati i primi a complimentarsi con l'equipe del professor Michele Marullo all'indomani di questo prestigioso riconoscimento? Al di là dell'amico Paolo Minnucci? ma guarda, io viaggio io sempre... Io mi sono complimentato con il cuore. Io viaggio sempre basso, per cui... ho cercato di tenere questa notizia il più criptata possibile, poi c'è stato l'interessamento della ASL che ha voluto per forza divulgare, e quindi diciamo che sono stati molto carini anche all'interno proprio di tutta quanta lo staff amministrativo nel gestire la situazione, gestire la notizia, quindi per questa cosa mi ha fatto molto piacere. Poi alla fine la cosa ha preso piede e c'è stata una valanga di... Mi ha fatto piacere anche ricevere dei messaggi di persone scientificamente che io ritengo essere molto più valide di me e che hanno chiesto notizie per poter anzi pubblicare questo tipo di intervento. Insomma, l'oculistica dell'ospedale di Pescara si fa strada, anche perché ormai è risaputo, la notorietà in questo settore ce l'ha Chieti, l'oftalmologia. Chieti a livello produttivo è sicuramente al numero uno in Italia e se vogliamo in Europa, probabilmente anche nel mondo, ha uno staff imponente, sono famosi un po' per tutto quello che riguarda la chirurgia oculare. Adesso c'è stato anche l'ulteriore rafforzamento da parte di Rodolfo Mastropasqua, il figlio di Leonardo Mastropasqua, che è andato a coprire un ruolo che è quello poi della chirurgia, soprattutto vitreoretinica, per cui diciamo che in Abruzzo
stiamo tranquilli e credo che non ci sia necessità di andare fuori, e questa è una cosa che un po' mi manda in bestia, per andare a fare delle cure soprattutto di carattere oftalmico. In Italia sicuramente ci sono tante eccellenze, ma nessuno è superiore sicuramente a quello che facciamo qua in Abruzzo. Non c'è rivalità tra Pescara e Chieti in questo settore? Ma la rivalità c'è sempre, la rivalità c'è sempre e credo sia una rivalità sana. Che aiuta a crescere. Che è produttiva, esatto. Si tratta molto spesso anche di collaborazione, perché capita molto spesso che siamo anche noi a chiedere, non so, un esame in più, una conferma in più, così come anche capita a loro. È capitato di fare anche tante iniziative congressuali insieme, in totale armonia e totale collaborazione. Per cui diciamo che la competizione c'è, ma un po' di campanilismo che fa bene, è quello che succede nei derby, poi dopo tutti amici. Io sono un rugbista anche. Come non lo e sappiamo. Quindi c'è un terzo tempo, il terzo tempo è quello dove comunque, dopo essersi presi a botte, placcati, in mezzo al fango, con magari c'hai un occhio nero, un dente in meno, però comunque dopo ti abbracci e bevi la birra insieme. Questo è un po' quello che succede anche tra di noi, assolutamente. Sempre seduti comodamente a tavola all'interno del ristorante pizzeria Gelindo in via Dante Alighieri a Silvi Marina, un locale dove si mangia molto bene, dove il rapporto qualità-prezzo è davvero esaltato ai massimi livelli. Complimenti a tutti coloro che gestiscono questo esercizio di ristorazione che dà davvero delle grandi soddisfazioni. Ecco, possiamo dire così che l'anno, il 2023, si è chiuso alla grande con questo intervento, con questa operazione che ha dato lustro all'intera equipe di Michele Marullo. Ma che anno è stato il 2023? Beh, il 2023 a livello nostro oculistico è stato un anno pieno di novità. Innanzitutto abbiamo avuto l'opportunità di assoldare, tra virgolette, dei giovani, e questo è un beneficio perché porta una ventata di novità e soprattutto di voglia di fare. Quindi questo qui è molto importante. Sono già giovani già formati chirurgicamente, e questa è un'altra cosa importante, perché non dimentichiamo che l'ospedale deve poter contare su delle forze già formate. Il ruolo dell'università è quello di formare invece gli specializzandi. Per fortuna adesso le università si stanno un po' svegliando e stanno iniziando a dare l'opportunità ai giovani di mettere le mani anche in sala operatoria. Non tutti hanno la capacità di poter operare. Ci deve essere la capacità, la volontà, e soprattutto ci deve essere chi forma questi giovani. Quindi è importante, perché poi quando vanno a fare i concorsi e si presentano in un ospedale e non sanno che cosa fare, diventa un dramma. Quindi intanto abbiamo avuto l'opportunità di assumere due giovani che hanno la capacità di assumersi delle responsabilità con delle specifiche tecniche ben precise, quindi glaucoma e cornea. E quindi questo mi dà molta la possibilità di anche a me di rilassarmi, non deve essere io per forza in prima linea a seguire. Poi stiamo cominciando a portare avanti tutta una serie di discorsi per rinnovare il parco macchine. E questo è già un po' più difficile, perché oggi come oggi rinnovare il parco macchine, che sia un microscopio, che sia un laser... Ci servono tanti soldi, ma soprattutto è un iter estremamente lungo. Ossiamente lungo, in cui oltretutto c'è il terrore di fare le cose a livello amministrativo fatte male, per cui NAS, finanza, quindi c'è veramente, ci si muove coi piedi di piombo. Se ci fosse la possibilità amministrativa di snellire queste pratiche, ma non a livello nostro regionale, a livello proprio italiano, cioè ci deve essere a disposizione di legge, per cui se una macchina ti serve non puoi fare un anno, due anni di attesa per poter espletare questa gara, cioè diventa impensabile. Questo qui è un po' un handicap per la sanità a livello nazionale. L'altro handicap grossissimo, che puoi immaginare, ma di cui se ne parla tutti i giorni, è la fuga dagli ospedali per tutte quante le specialità. Fuga dei cervelli, ma anche fuga di personale, perché... Fuga di personale, parliamo di infermieri, di anestesisti e di medici specialisti. Perché altrove pagano di più, è vero? Avevo dei dati, adesso ho dimenticato di prenderli, non pensavo che saremmo arrivati a questa discussione, però gli specializzandi che si dovevano presentare ai concorsi sono un quinto, un sesto di quelli che dovrebbero coprire tutti i posti di specializzazione, proprio perché ormai la gente non ci vuole andare. Non vengono coperti, c'è la fuga dai pronto soccorsi, ma perché? È molto semplice, responsabilità
cliniche, mediche e chirurgiche altissime, però quelle le mettiamo in conto. Oggi ci hanno caricato di responsabilità anche amministrative, legali, per cui io sono responsabile se c'è un problema in una gara, ma io ne pago io direttamente le spese a livello erariale, cioè che è una cosa assurda, anche perché nessuno di noi durante non l'università... Non c'è un'assicurazione che vi tutela. Sì, c'è l'assicurazione, però da un punto di vista... Poi, comunque l'assicurazione, l'avvocato, la denuncia, va in tribunale, cioè diventa un problema. Per cui, e in più non abbiamo amministrativi che ci aiutano, non è che abbiamo il dipartimento che ha il suo amministrativo, per cui ogni volta dobbiamo arrampicarci un po', pregare, chiedere, eppure non muoverci un po' con i piedi di piombo. La sanità viene definita il malato grave della nostra economia, ma è così difficile amministrarla, gestirla? Ogni volta... A tavola si dicono le migliori verità e ci si può anche rilassare riflettendoci. Paolo, i tagli alla sanità. Durante il Covid tutti quanti noi abbiamo avuto la riprova che tutti i medici erano dichiarati eroi. Adesso si sono dimenticati tutti quanti. Addirittura c'è stato recentemente, qualche mese fa, una sentenza contro un medico perché aveva fatto durante il Covid troppe guardie e per cui gli dovevano pagare, fai conto, non so, 20.000 euro di straordinari. E gli è stato fatto una multa di 30.000 euro. Perché? Perché aveva fatto un numero di ore per sopperire alle carenze. E ho detto tutto. Il professor Michele Marullo, che noi abbiamo ospite graditissimo dell'appuntamento a tavola, l'appetito viene parlando, non è abruzzese di nascita, ma ormai è abruzzese di adozione. Cosa le è piaciuto sin da subito della nostra regione e della nostra città Pescara, in modo particolare, professor Marullo, e in cosa magari non ci si ritrova? Ma ormai mi ritrovo in tutto. Considera che ho due figli che sono nati a Pescara, quindi ormai sono... Abbiamo detto, ormai abruzzese ormai e pescarese d'adozione, sì, intanto arrivano altre prelibatezze qui. Ho fatto 14 anni all'Aquila, facendo un po' la spola con Roma, e poi ho deciso di stabilizzare, di non fare più il nomade, di cominciare a prendere casa, di fare essere più tranquillo. E Pescara... Ogni volta che ne parlo con gli amici, beato te, beato te, beato te, effettivamente io posso dire beato me perché si gode di una tranquillità, di una serenità, della possibilità di giostrare tra mare e montagna, quindi c'è sicuramente la possibilità di vivere in maniera molto molto serena e tranquilla. Non a caso due o tre volte ho provato a mia moglie, ho detto spostiamoci a Roma, non c'è stato verso, ma io ho alzato le mani e ho detto meno male, rimaniamo a Pescara. Di questo e di altro parleremo nella seconda parte del nostro programma, per il momento linea alla pubblicità. Hai per caso la passione per i fornelli? Iscriviti gratuitamente al campionato della cucina per casalinghe. Chiama ora il 337 91 71 11 o visita il sito campionatoitalianodellacucina.com. Ti divertirai cucinando! Professor Marullo, come sta cambiando l'oculistica e come è cambiata negli ultimi anni? Allora, io ho avuto la possibilità di passare da un'oculistica estremamente, che già allora era sofisticata, perché per carità di Dio, però per esempio si operava in tre letti operatori in una stessa sala. Le tecniche operatorie erano quello che erano molto più invasive. Oggi, se pensate che la chirurgia della cataratta viene eseguita attraverso delle micro incisioni da 1,5 mm, 2 mm, e che il paziente già va a casa senza benda, no? Prima si facevano in narcosi, era un mese di benda, sofferenze, pericoli, rischi, cioè, quindi diciamo che c'è stata un'evoluzione pazzesca, e questo un pochino in tutti i campi. Addirittura adesso noi riusciamo a fare non più il trapianto di cornea, perché se prima si facevano su 10 pazienti che avevano patologie corneali si facevano 10 trapianti, adesso se ne fa uno solo, ma si fanno dei trapianti solamente di una parte della cornea, cioè se si fanno dei trapianti lamellari.
addirittura riusciamo a impiantare all'interno della cornea solamente l'endotelio. L'endotelio è un monostrato di cellule di solamente 50-60 micron di spessore. Quindi immaginate quale sia la capacità, prima di tutto, di preparare questi lembi e dopo di andarli a impiantare, cosa che allora era impensabile. Adesso addirittura sembrerebbe che non si debba più impiantare questo lembo, ma addirittura fare un'iniezione di cellule. Poi si mette il paziente a faccia sotto e queste cellule si vanno a distribuire ricostituendo l'endotelio corneale. Quindi per dirti come, benché si sia già molto molto avanti, non si finirà mai di migliorare. Quello che è stato fatto adesso, per esempio, nella terapia genetica, ci sono bambini che prima erano ciechi dalla nascita per malattie degenerative, soprattutto di carattere maculare, che rispondono a un determinato criterio cromosomico, per cui se hanno quella delezione di quel determinato cromosoma, con una semplice iniezione sotto la retina, quindi è una chirurgia estremamente, diciamo, facile, tra virgolette, perché fare un'iniezione sotto la retina non è facile, però semplicemente con questo gesto, bambini che prima erano costretti ad andare accompagnati possono correre nel corridoio di casa propria, e quindi è una cosa che veramente mette estrema commozione. Anche l'oculistica in questo momento dovrà fare i conti con l'intelligenza artificiale. La spaventa, la preoccupa o è fiducioso in prospettiva futura? Se fosse un mondo normale probabilmente sarei estremamente fiducioso, perché è un gioiello che può potenziare tutti quanti i nostri settori, sia dalla medicina che possa essere, o a livello medico legale, cioè, si può spaziare in qualsiasi. Purtroppo oggi sappiamo che non è sempre così, non è sempre domenica, c'è chi ne potrebbe fare abuso in maniera errata, per cui, però sicuramente se vogliamo parlare di intelligenza artificiale in campo oftalmologico, questo darà l'opportunità a tutti i nostri giovani di imparare a fare la chirurgia, per esempio, pur stando lontano dagli occhi, in una maniera estremamente simile a quella che è la realtà. Persona generosa, buona, affabile, il professor Michele Marullo, ospite graditissimo di questo nostro appuntamento che si è aperto parlando di questa operazione straordinaria che ha portato a termine, un'operazione di cui hanno parlato i mass media a livello nazionale. Però ecco il dilemma di sempre che io vorrei far sfatare al professor Michele Marullo. Lei che opera con passione, con amore, con dedizione, ma chirurghi ci si nasce o ci si diventa? Lei se l'è mai chiesto? Questo credo che ci voglia un po' tutto, è come il giocatore di tennis, ci vuole la volontà ma ci vuole anche il talento, non basta l'allenamento ma ci vuole anche una capacità probabilmente genetica. Lo stesso per la chirurgia, così come ti posso dire tranquillamente che va molto 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 di moda fare la chirurgia diretta, indiretta, in live surgery durante i congressi. Tu puoi essere anche il più bravo chirurgo, ma se non sei portato per questo tipo di discorso in diretta ti cala l'emozione e poi succede, per cui diciamo che ci vuole un po' l'uno e un po' l'altro. Sicuramente ci vuole un buon maestro, e non smetterò mai di dirlo, ci vogliono delle capacità manuali, ci vuole anche tanto allenamento, con l'allenamento poi si tende a migliorare, e poi la tecnologia, non puoi inventarti nulla se non hai i mezzi. Cosa le piace di più della sala operatoria, Michele Marullo? Cosa l'ha affascinata? Mi piace tanto il fatto che dipende tutto più da me che non dagli altri e che sono lontano dalle scartoffie. Questo qui è un dato di fatto. E poi obiettivamente io sono anche quello che alla fine dell'intervento faccio una carezza al paziente per rassicurarlo, perché lì ci vuole anche un fatto umano. Cioè tu al paziente gli devi trasmettere che tutto è andato bene, che deve stare tranquillo, che deve stare sereno, e credo che non ci sia cosa migliore di una carezza fino all'intervento e fargli capire che tutto è andato. Io sono stato paziente, mi sono rotto un po' tutto, mi sono rotto dalla testa ai piedi. Nell'adolescenza, quando facevo sport. Anche grandicello, perché mi è capitato anche quello, e so che cosa significa avere il rapporto col medico, col tuo chirurgo, che ti venga a trovare, che venga a fare la visita, che ti dica come stai, perché c'hai delle incertezze.
e quindi non si può dare sempre per scontato, vabbè dai, l'ho operato, adesso basta, no, bisogna comunque coccolare i pazienti, e questo è quello che io chiedo al mio reparto. Magari preferisco che facciano, vedano un paziente in meno, ma che coccolino in più quelli che hanno visitato. E quindi ad oggi lei ritiene di aver più dato o più ricevuto da una professione a cui ha dato davvero anima e cuore, però ha ricevuto davvero tante soddisfazioni? Come ti posso dire che lo rifarei, rifarei tutto il percorso che ho fatto, lo rifarei e forse cambierei qualche cosa per migliorarlo, per implementarlo. In certi momenti ho trascurato un po' la famiglia, in certi momenti ho trascurato un po' lo sport, però sempre per una buona causa, cioè io voglio andare a letto tranquillo, ecco questo. Queste le parole del professore Michele Marullo, direttore responsabile del reparto di oculistica dell'ospedale Spirito Santo di Pescara, ospite graditissimo del nostro appuntamento a tavola qui all'interno del ristorante pizzeria Gelindo in via Dante Alighieri a Silvi Marina, un locale che vi aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena con l'ottima cucina marinara. Noi continueremo ad assaggiare altre prelibatezze, primi e secondi piatti. Professor Marullo adesso si può rilassare dopo le grandi soddisfazioni che sono arrivate per un intervento di cui continueremo a parlare anche nei giorni successivi, e anche la stampa continuerà a farlo, perché è un intervento che merita davvero la massima attenzione. Per il momento grazie per la sua partecipazione, ringraziamo e salutiamo il professor Michele Marullo, ringraziamo e salutiamo tutto lo staff del ristorante pizzeria Gelindo di Silvi Marina, e ringraziamo e salutiamo ancora voi per averci scelto da casa. L'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni. Ciao a tutti!